Una cosa di cui sono curioso e che non si è ancora andata a presentare effettivamente all'interno del gioco è che ogni singola volta che accendi Persona 3 Reload compare l'avviso sullo schermo parlando dei contenuti che probabilmente andremo a vedere in futuro. Solo che fino adesso non abbiamo ancora visto niente. C'è chiaramente un forte tema di morte, perché ci sono le tombe in giro, sappiamo del padre di Takeba, il protagonista a cui mancano i genitori, e in base alle intro sappiamo anche che qualcuno, forse, probabile, anche grazie appunto agli avvertimenti in questo gioco, qualcuno tenterà di commettere sudoku in Minecraft. Nei primi minuti di video non si possono dire certe cose, quindi diciamola così. Solo che per adesso non l'abbiamo ancora visto. Non so quando andrà a presentarsi, non so come andrà a presentarsi, ma sono molto curioso di vedere come si andrà effettivamente a sviluppare il tutto. Detto ciò, però, cosa vogliamo fare stasera? Oggi è mercoledì, possiamo ancora andare a lavorare part time, credo che lo andremo a fare. Ma prima bisogna andare in bagno perché non è estremamente bisogno. Nello scorso episodio sono andato in bagno un sacco di volte, ma non l'ho incluso nell'edit finale perché voglio comunque tenere questi video veloci, concisi, circoncisi, brevi. Però intanto bisogna ricordarla, bisogna andare in bagno. Ora però andiamo a lavorare part time. Credo che dovremmo essere vicini a livellare fascino, ma non so se lo facciamo adesso. No, infatti, ci manca ancora, credo, 2 o 3 punti per livellare fascino. E adesso che abbiamo fatto questa cosa qua, anche stasera, nei prossimi giorni cerco di vedere come riesco a massimizzare il sapere. Perché per i prossimi giorni, appunto, non posso lavorare part time, quindi vedo cosa posso fare. Devo fare dei test. Che cosa andiamo a fare adesso dopo scuola? Oh, nessuno ci sta messaggiando. Oh, perché siamo vicini a... il giorno degli esami, quindi nessuno ci va a contattare. Quindi non abbiamo nessun evento specifico per adesso. Dovrei effettivamente studiare? Oh no. Allora, potremmo fare comunque un evento con i vecchietti. Sono ancora disponibili loro. Detto ciò, voglio controllare una cosa però. C'è qua la cucina Wakatsu che dovrebbe aumentarmi il sapere, giusto? Di quanto però? Possiamo fare il test anche stasera, volendo. E potremmo adesso fare vecchietti e dopo cucina Wakatsu. Però dovrei studiare. Dai, facciamo dello studio vero e proprio. Facciamo dello studio vero e proprio per bene. Cerchiamo di livellare un pochino. Vediamo, mangio da Wakatsu. Mi costa 680, che non è neanche tanto. Se non mi dà 2 punti in sapere, è inutile fare roba del genere. Inutile, assolutamente. Ho ordinato il piatto prodigio. Chissà cosa ci mettono. Sento la mente più chiara che mai. Ok, 2 punti a sapere, infatti. E livelliamo sapere, come on. Boia, siamo indietrissimo. Pensavo fossero distanti 1 o 2 punti. Ma no, a quanto pare davvero non ho fatto niente di sapere fino adesso. E allora, a questo punto qua, torniamo di nuovo lì. Vuol dire che andiamo costantemente a ripetizione nello stesso ristorante a livellare sapere, ma... sembra il metodo migliore per fare le cose a questo punto qua. Di nuovo, vai. Piatto prodigio. È il metodo migliore, stranamente, questo qua. Sembra un'offerta speciale per i clienti abituali di lunedì, martedì, venerdì e domenica sera. Con almeno brillante di fascino, forse sarai un cliente abbastanza conosciuto da poterlo ordinare. Oh, interessante. Mi sarei più fascino, quindi. Ho ordinato il piatto prodigio e mi dà 2 punti. Fammi livellare almeno 2 di intelligenza. Come no? Quanto siamo indietro? Abbiamo poco tempo per gli esami, devo fare intelligenza in fretta. Pomeriggio, non andiamo subito dopo scuola, abbiamo una lezione a quanto pare. Ma c'è ogni volta un professore diverso. Andiamo al paragrafo di pagina 30, ok? Oggi Kate si sentiva un po' depressa, ma Jesse l'aveva invitata a bere un tè. Vi sentite tutti bene in questi giorni? Considerando la stagione in cui ci troviamo? Sì, la malattia di maggio è un fenomeno reale. Abbiamo superato un momento peggiore, ma non siamo ancora fuori dal pericolo. Ora farò una domandina. Signor Pip! Qual è un altro nome per indicare la malattia di maggio? May Blues? Non è un modo di dire in italiano, quindi credo May Blues? Ok, sì. Non so cosa fresca May Blues, a me piace maggio come mese. Un lavoro eccellente! Si pensa che il cambiamento improvviso dei programmi in un nuovo ufficio o una nuova scuola porti a stress e depressione. E questo è il May Blues. Questo sarà nell'esame, per cui prendete appunti. Abbiamo... perché l'esame è una roba del genere? Ok, va bene. Lo otteniamo del fascino. Livelliamo fascino? Livelliamo fascino? No, non livelliamo fascino. Non livelliamo fascino. Peccato. Ora dopo scuola. Saranno tutti comunque impegnati o no? No, c'è qualcuno che ci contatta oggi. Ma no, nessuno comunque ci contatta oggi in realtà. Quindi proprio prima degli esami ti hanno tutto il tempo libero per effettivamente studiare qualcosa. Ok, va bene. E allora ripetiamo quello di ieri. Si mangia per una volta a Wakatsu? Ok, non basta per un livello. E ora... oh. Welcome back. Bentornato, Pip. Gli esami si avvicinano. Come vanno gli studi? Ricordo ancora bene gli argomenti del secondo anno, quindi posso aiutarti dove hai più lacune. Mi è d'aiuto. Mi fa piacere sentirlo. Dopotutto, tanto vale approfittare del fatto che viviamo nello stesso dormitorio.
So che questo sarà il tuo primo esame qui, ma non dimenticare di aiutare anche gli altri come puoi. Prima di un esame potresti trovare i tuoi compagni di classe immersi in uno studio nella sala comune del dormitorio. Una sessione di studio di gruppo offre più sapere in una giornata passata sui libri in autonomia. Se mi dà 2 punti va comunque benissimo, Mi sarebbe figo se mi desse 3, ma non credo, sarebbe un po' tanto. Ah, sei tu. Sto aiutando Akiko a studiare al momento. Vorresti venire a noi? Magari potremmo esserti d'aiuto. Studiamo insieme. Molto bene, allora cominciamo. Sorry, Mitsuru. I'm almost done. Sta vibrando. Sono gli appunti di Mitsuru? Stai studiando parecchio. Well, you know how it is. Ain. Akihiko, are you? Ho capito cosa sta facendo, sta allenando. You seem to be short of breath. I'll be fine. More importantly, why don't you help his studies? He ended up in the hospital right after transferring. Might need some help to make up for the class time he's missed. You do have a point. Here, these are my notes from last year. You can use them if you'd like. I don't think the content of the class has changed much since then. Your notes are as perfect as ever. They're easier to understand than the textbook itself. Flattery will get you nowhere. But I suppose I am rather particular about my note-taking. In class, I listen closely and write down bullet points. Then I organize them later into a more readable format. It's a bit time-consuming, but I find it's overall a more efficient way of reviewing the material. If you plan your day-to-day tasks effectively, test preparation is as good as done. Io che prendo appunti su Elden Ring. Grazie per i consigli. You seem to have a knack for this. I'll teach you more of my study techniques next time. Mitsuru's right. Efficiency is key. We're all given the same amount of time. It's how well you manage it that can set you apart. Indeed. Not even a second of time should be wasted. On that note, shall we return to studying? Lui sta facendo la... l'invisible chair, come si chiama. Ovvero quando sei al tavolo... e anche se non c'è la sedia sotto, stai in posizione con tutte le gambe tese, con gli addominali tesi, e cerchi di rimanere fermo così. Si sta allenando mentre studia il coglione. C'ha le costole rotte! Grazie, questi due sono riuscito a concentrarmi di più sui miei studi. 2, vabbè, ci sta. Però credo di livellare! Yeah! Nella media! Beh, buono. Ci sta. All right, done. Akihiko, you're drenched in sweat. And that heavy breathing, are you sure you're... I'm fine. I've just been squatting over my chair this whole time. Wanted to challenge myself to hold it until I was done with your notes. Working out while studying is quite an efficient use of my time, what do you say? Why are you like this? I thought I told you not to push yourself until you fully recovered. If you take efficiency too far, it'll backfire. Don't follow his example, okay? Well then, I think we've made a fair amount of progress. Let's call it a night. Lo dice a me che passo tutti i giorni a massimizzare i punti che ottengo pur di farlo andando a mangiare ripetizioni sul ristorante. Che strano! Non mi aspettavo che la risposta fosse un intero così grande. 50 triliardi di volte 1.200? 60 quadrilioni moltiplicati per 1820? 10 quadriliardi e 920 quadrilioni? Sono numeri così grandi che non ci stanno sulla lavagna. Ah, era l'equazione sbagliata. Inserendo le variabili in quella giusta, la soluzione è 3. Ah, capisco. È un'equazione davvero elegante. Ho sonno. Sì, si dorme ovviamente. Non ho imparato dai miei errori. Non credo siamo vicini a livellare coraggio, ma lo faccio comunque volentieri. Un punto in coraggio gratis? Che problema c'è? Ok, almeno ci abbiamo due di sapere. Dopo scuola abbiamo eventi con qualcuno? Sì, loro tecnicamente. O possiamo tornare a Wakatsu e continuare a fare un pochino di sapere. Ma abbiamo fatto 2 di sapere. È difficile che facciamo 3 di sapere prima dell'esame. Anzi, credo fosse impossibile. Potremmo fare un evento con un arcano, no? Passare il tempo con la bambina. Lei è ancora di rank basso, abbiamo appena sbloccato il mio personaggio. Vorrei vedere cosa succede con gli eventi con lei. Passa tempo con Maiko. Ok, prima giochiamo sullo scivolo. Ok. Ho passato del tempo con Maiko al parco giochi. My tummy's grumbling. Can we go to Wild Duck?
Certo, andiamo. Yay! You're the best! I wonder what the daily burger is today. I love going out to eat. Bisognerebbe mangiare al di fuori dei pasti, ma va bene. Because when I go with my mom and dad, everybody gets along. We used to have so much fun together. Why would they get a divorce? Deve essere colpa tua! Ah! Non lo so! I tried asking. You said it was a grown-up problem. I don't want them to get a divorce. Mom and dad must hate me. No, divorce is stupid. I hate it. Questa musica di sottofondo non è proprio perfetta, ma va bene. Cosa dovrei fare? Prova a calmarla, aspetta che finisca. La lasciamo sfogare, la lasciamo sfogare. Sorry. I know it's awkward for you if I cry. Try not to. Michael si sforza di sorridere. Sento che il nostro legame sta rafforzando. Ok, quindi la storia della bambina è il suo rapporto con i genitori che stanno divorziando. Comunque tempo è abbastanza pesante questo gioco. I have to go home now. Thank you for playing with me today. Ok. Dopo aver accompagnato Michael a casa sono tornato al dormitorio. Solitamente è facile capire quali sono opzioni giuste da dire ai personaggi. Con lei, situazione molto difficile a toccare, quindi non sono mai sicuro della scelta. Possiamo studiare con qualcuno? Possiamo studiare con loro? Mi date comunque 2 punti di intelligenza, vero? Puoi fare qualcosa per questo qui? È venuto a chiedermi aiuto per gli esami in lacrime. Andiamo, devi aiutarmi, Yucatan. Ma è un Weibo, mi aiuterai anche tu, vero? Vero? Studiamo. È grande, grazie mille. Aiuterai anche tu, vero, Yucatan? Cavolo, e va bene. Panico. Man, this sucks. Guess I don't have much choice with Kurijo-senpai getting on my case. She was like, if you fail your midterm, there will be consequences. I feared for my life for a second. You guys are my only hope. Give me a hand here. Please. You can start by taking this seriously. You've been distracted this whole time. As they say, it pays to be prepared. Gotta get myself in the right mindset first, right? A good study session needs a clean and organized workspace and the perfect mood for learning. And so, to set that mood, I, Junpei Iori, volunteer. What? Where is this coming from? You there, young man! What lecture would you like to hear from the great Junpei? History? Arithmetic? Literature? Storia! So, you'd like to hear about history, huh? Well, this one's about a certain archaeological team. They spent their whole lives excavating, only to find nothing. In the end... If you say their career was in ruins, I will hit you. Oh, come on! Don't steal the punchline! And don't hit me either. Look, we all need a breather sometimes. What'd you think about the great Junpei's lecture, dude? È una pausa piacevole, devi concentrarti. Vorrei sentire un'altra. È una pausa piacevole. Right? Can't have a good study session without a good break. Oh, please. Don't let yourself get infected by Junpei's influence. If we keep humoring you, it's going to impact our studies too. Or maybe we should just let you fail. Find out what Kirijo-senpai's consequences are like firsthand. Let's not get hasty here. I was just joking around. I'll get serious, I swear. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo studiato per il test. Chissà se mi danno 2, ok. Chissà se mi danno comunque delle opzioni tra cui scegliere durante il test stesso. E se devo rispondere effettivamente io, se è soltanto un check di sapere. This goes like that. Then you take that and carry it over here. Then hey man. You mind giving me a little help with this one? Oh, look who's actually putting the effort in. That wasn't so bad, was it?
About that joke I was telling earlier. Should I pause before the punchline or go with the flow? Why don't we just pretend this guy doesn't exist and study on our own? Sorriso cattivissimo. I guess that's enough studying for today. Thanks to you, I got a lot more done. Mi piacerebbe però ci fossero più portrait dei personaggi per esprimere meglio emozioni e tutto. Ce ne sono uno o due, massimo tre, con casomai differenze di outfit, ma qualche espressione in più sarebbe stato carino. Manca poco gli esami, manca poco il programma di televendita. Ok? Stessa importanza, chiaramente. Vogliamo passare il tempo con Maya? O vogliamo studiare? A questo punto Maya. A quest'ora Maya potrebbe essere online. Non penso che questo legame si rafforzerà ancora, anche se passassi del tempo con Maya. Vuoi passare il tempo a scrivania fino ad allora? What? Perché? Non ho ottenuto abbastanza note con lei? Abbiamo risposto male a qualcosa e non c'è abbastanza note per andare avanti in automatico? Oh, per forza dobbiamo fare una cosa del genere a un certo punto del suo arcano. Vediamo che succede allora se facciamo questo. Che dopo la giornata giocando online, vedete? Perché quando interagisci così ti dà una nota. Forse basta quella singola nota per poter fare un altro incontro con lei in futuro. Ho chattato un po' con lei, il nostro legame sta crescendo. Sento il nostro rapporto, si rafforzerà presto. Quindi prossima volta possiamo fare un evento con lei. Potremmo effettivamente sbloccare un evento nuovo con lei e migliorare il rapporto. Però non bastava, ho risposto male forse, peccato. Sera! Possiamo studiare con gli altri o no? Di certo da sapere, ma gli esami intermedi iniziano domani. Visto che è passato molto tempo nel teatro, il minimo che possa fare è aiutarti a studiare. A tal proposito, ho organizzato un gruppo di studio per oggi. Ho già invitato gli altri del dormitorio, quindi se hai tempo, gradirei che venissi. Studiamo con loro, con l'intero team. Sarebbe un problema se trascurassi gli studi per via delle nostre attività extracurricolari. Non si potrà recuperare tutto, ma abbiamo deciso di tenere una sessione di studio collettivo oggi. Non è obbligatorio ovviamente, ma ti va di unirti a noi? In realtà sì, sono anche belli come eventi perché effettivamente senti i personaggi interagire e parlare. Sì, corretto. The answer is May Blues. Next, for the following sentence. Ha sbagliato tradurre rosa in italiano. What's the matter, Iori? Feeling the May Blues? What? Oh, it's nothing. Kirijo-senpai, about this question here? Hey. Dude, you smell that? It's insane. Che profumo? You know what I'm talking about? There's this floral scent coming from Kurijo-senpai's direction. Yeah, I know what you mean. To be honest, I can't get enough of it. Che salada! Now that's what I'm talking about, Sanada-san. Man, this is heaven. Such grace, such elegance. Truly the fragrance of the upper class. I'd personally describe it as stimulating. Oh, I can almost taste the juicy tenderness. What? Oh, I was heating up a beef bowl for a late night snack. That was pretty good, right? A beef bowl? That's what you were talking about? Ho l'acquolina in bocca. Not you too! Come on! As like us should be thinking with our... Well, not our stomachs! Sanada-san, you don't happen to have any extra, do you? No eating until you've gotten some work done. Stay focused, keep your hand moving. What the fuck? Il profumo del Gyudon mi ha dato una carica ancora più forte. Oh, tre? Non bastano però, certamente. Ok. Non me l'aspettavo, ma va bene. Beef. 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 Oh, for goodness sake. All right, if you answer five more questions correctly, you can have your food. You're like a horse with a carrot dangled in its face. One mention of food and you finally give a crap. That's all it takes, huh? All right, that should be enough for tonight. Make sure not to eat too much before bed. Sono davvero confuso da questi eventi qua. Ok, inizio gli esami! Pronti, gente, esami! Avete studiato? Io, cazzo. Oggi iniziano gli esami intermedi del primo quadrimestre. Dureranno 6 giorni. Shish. Shish. Mi fanno fare gli esami mattina. Ok, penso mi fanno fare le risposte, vero? Oggi iniziano gli esami. L'ultima domanda era un po' complicata. Ma credo di aver fatto un buon lavoro.
Ah, no, non mi fanno scegliere le opzioni? What? Ok. Ah, ok, forse si fa tutto di seguito, non è detto, non è detto, non è detto, non è detto. Questa domanda mi sembra familiare. Qual è l'altra espressione per descrivere la malattia di maggio? May blues. Ho sensazione che sia la risposta giusta. Prossimo giorno, prossimo esame, prossima cosa, quel che è. Questa domanda mi sembra familiare. Che cosa usò Laurent Franc nel suo esperimento sulla rotazione terrestre? Un pendolo. Più avanti il gioco dovrebbe diventare più difficile come domande e le risposte da dare. Sono fatte un po' apposta anche per fregarti in base a quello che ti hanno detto in classe. Sono, diciamo, delle trappole. Questa domanda mi sembra familiare. Che cosa genera un pantografo? Elettricità, se non sbaglio, quello che viene utilizzato da le monorotaie. Dai, tram in generale, però monorotaia c'è là sotto. Risposta giusta. Let's fucking go. Ok. Venerdì, abbiamo ancora due giorni. Non mi ricordo molto altro. Questa domanda è sempre familiare. La spirale? In quale periodo storico venivano più comunemente usati i kaizuka? Oh, questa è tosta. Non mi ricordo niente di una roba simile. Vado a Naso. Jomon. Azuka non lo è, secondo me. E la risposta probabilmente è giusta. Buono? Non so però se me lo conferma o meno, proprio perché non credo averlo visto e detto, sentito dire in classe una cosa simile. Sabato, ultimo giorno. Ehi, hey, Pip! Gli esami intermedi finiscono oggi, eh? Se il dottore mi darà l'ok, potrò combattere di nuovo con voi, finalmente. Comunque, devo chiederti una cosa. Hai fatto un ottimo lavoro nello scegliere in quale giorno esplorare il teatro e nel guidare la squadra. Non sembri nemmeno avere problemi a riguardo, per cui continua pure tu. In questo modo potrò concentrarmi direttamente sugli allenamenti. Che ne dici? Nessun problema. I owe you one. Ottimo. Ho già parlato con Mitsuru ed è d'accordo. Buona fortuna. Ufficialmente, anche dal punto di vista Sanada, siamo il leader del team adesso. Va bene. Ultima domanda. Oggi si concludono gli esami. Questa domanda mi sembra familiare. Che ti è andata bene. Ok, non c'è neanche una domanda in questo caso qua. Però ti fanno sia domande e scala anche le tue risposte in base al sapere. Ho finito l'esame per oggi. Per farvi capire in poche parole, se abbiamo preso 4 su 4 corretti, ok che abbiamo fatto tecnicamente l'esame perfetto, ma ci sono anche delle domande al di fuori di quello che ho risposto io in game effettivamente, che scalano e si basano sul tuo sapere. A questo punto del gioco si può di sicuro avere 3 di sapere, quindi non credo che avrò preso il punteggio massimo, ma va bene. Tra l'altro siamo quasi a luna nuova, quindi chissà se succede qualcosa di speciale a riguardo, visto che dovrebbe tornare anche Sanada. Con chi vogliamo passare il tempo oggi? Possiamo passare il tempo con loro, ok. Oh, però c'è lei. Salve. L'altro giorno, quando mi hai chiesto di uscire, ci ho pensato. Se poteva bene, ti andrebbe. Torniamo a casa insieme. Ok. Allora, vado a prepararmi. Is this, really okay? Are you sure you don't mind or anything? I mean, I'm glad you're willing to... Rilassati. Oh, right. I'm not very good at talking to boys. There are a lot of guys in the student council though, so I should work on that. Oh, the school is almost out. Let's go. Ok. Lei cosa sarà come arcano? Abbiamo camminato fino al dormitorio senza dire una parola. Thinking about what to say. I was trying to come up with a topic you might be interested in, Senpai, but I couldn't think of anything. This is Iwatodai dorm, right? Do you live here? My house is in the other direction. Perché non hai detto prima? Sorry, I knew I was going the wrong direction, but I couldn't bring myself to say anything. I know you took time out of your schedule just for me, so thank you very much for today. Chihiro sembra apprezzare la mia compagnia. Sento che ora siamo un po' in intimità. Che arcano è lei? Lei è... non può essere eremita? Lei è... mago. Giustizia. Fuck! Perché giustizia? Tesoriera. Ma che giustizia? Well,
Please excuse me. Giustizia. Ok. Sera! Allora, cosa vogliamo fare? Potremmo continuare comunque a studiare. Oh! You're back. Siete tornati. Senpai, I hear you made a full recovery. Congrats, man! I gotta catch up on my training. I've basically been slacking off for a whole month. Shouldn't you take it easy, though? You don't want to re-injure your arm. I've already wasted enough time. Besides, we found another Persona user. We did? Sweet! Are they a girl? Yeah. She's a second year who goes to our school. Capelli blu. Capelli blu? Che aspetto ha? Fuka Yamagishi. Do you guys know her? Yamagishi? I think she's in class E. I don't see her at school very much. She gets sick a lot from what I heard. She was at the same hospital as me. That's how we found out about her. But considering her health, she probably won't be able to fight. It's too bad. We already had an evoker ready for her too. What? We're giving up on her already? But I was gonna offer her some private lessons. Delusissima. Why are you looking at me like that? Come on. Just quit it, okay? Credo che l'abbiamo incontrata appunto durante il primo giorno del gioco. Non l'avevo inclusa nel video perché non sapevo se fosse importante o meno. Quanto pare che sia importante. Perché è l'unico personaggio che non ho mai più rincontrato praticamente. Lei è un ragazzino un pochino cicciotto. Ed anche lui non l'ho ancora mai incontrato. E allora, dopo gli esami, devo andare in bagno. Perché ne ho estremamente bisogno dopo un periodo così stressante. Continuiamo a studiare stasera? Non possiamo andare comunque a lavorare part time? A questo punto qua, studiare poi vuol dire andare a mangiare al ristorante. Però comunque livelliamo sapere fino ad arrivare al livello 3, idealmente. Oh, c'è un evento qua? Chi c'è qua? Centro commerciale Paulonia. Perché c'è un evento qua? Uomo con completo. Ah, è per casa per Maya? Ci ha detto che c'era un tipo strano che si vede in TV al centro commerciale. Potrebbe essere per lei. Parliamoli. Se solo trovassi qualcuno in grado di rubare cuori di clienti. Ci sarà pure qualcun giovane ai tanti che faccio impazzire tutte le casalinghe. Proprio qui. Dove? Non vedo nessuno. Per l'amor del cielo, non fai perdere tempo. Deve essere l'uomo di cui parlava Maya. Quello che ho visto in TV. Non sembra interessarsi a me. Se avessi abbastanza fascino da risultare fine, potrei... forse potrei attirare la sua attenzione. Ok, quindi sarà una cosa che dobbiamo fare in futuro. E allora andiamo a sapere. Andiamo a sapere, strano da dire, ma avete capito. Mangia da Wakatsu! Costa poco, quindi in realtà va benissimo. Ok, che spendiamo parecchi soldi piano piano così, però bisogna ottimizzare i tempi in ogni caso. Non basta per salire di livello, ma me lo aspettavo. Ok, succede qualcosa. Luna nuova. 24 domenica? Ho qualche evento importante oggi? Bip bip. Forse qualcuno che vuole passare il tempo insieme. Ho ricevuto un messaggio. Qualcosa da bere. Ok, va bene. Questo ci dovrebbe aiutare a portare avanti i arcani senza che abbiamo dei momenti di fuffa. Non sarebbe buffo se tutti i problemi al ginocchio si rivelassero solo dolori dovuti allo sviluppo? Sinceramente, non voglio diventare più muscoloso di così. Non voglio mica fare il wrestler professionista. Oh, puoi mangiare il mio riso se vuoi. Ecco, prendi. Sto cercando di ridurre i carboidrati. Sei a dieta? Già in questi giorni devo fare attenzione alla dieta per mettere su massa. Farò tutto il necessario pur di vincere i regionali. Ricorda, è una questione di mentalità, Pip. Miyamoto mi ha mostrato la sua determinazione. Mi ha mostrato anche una versione di un gioco platform dove sei un italiano che raccoglie funghi. Ah, merda. Ho proprio voglia di riso. Averlo davanti è una tortura. No, mi devo riprendere. È un allenamento mentale perfetto. Avanti, mangia pure, Pip. Forza, ingozzati. Ok. Dopo aver finito di mangiare controllato da Miyamoto, sono tornato al dormitorio. Ok. Grande evento. Qualcosa di importante stasera? No, sembra niente. Quindi una nuova non rappresenta niente, tanto una piena rappresenta qualcosa. Strano però. Il bello è che sono venuto qua a pranzo con Miyamoto, ma ci sono di nuovo anche per mangiare la sera. Oh, c'è un altro. Fuck. Non so cosa fosse. Dovrei controllare? Ricarichiamo di nuovo il salvataggio? Non basta. Potremmo ricaricare di nuovo il salvataggio. Possiamo anche controllare un altro giorno, è la fine del mondo. Ma se mi dava tre, in realtà è la fine del mondo. Giorno, puntuale come sempre, Pip. Stamattina Junpei si è alzato prima del solito, con la faccia di uno che va al patibolo. Cosa è successo? Gli esami. Yeah. Oggi scopriremo i voti degli esami intermedi, per cui
Ha detto che supplicherà i professori per farsi alzare i voti prima che vengano pubblicati. Come se servisse a qualcosa. Ah, comunque, ricordi quella ragazza di cui stavamo parlando, Sanada-senpai? Yamagishi-san? Ho sentito che è di costituzione debole, ma sono solo delle voci. Chissà com'è davvero. Avrei dei nuovi recruti in squadra non è male, Sono solo delle voci. Forse non viene a scuola perché è bullizzata? Oh, pranzo? Ehi, hanno pubblicato i risultati! Sono tra i primi 10. Let's fucking go! Mi guardano tutti! Ho il cazzo enorme! Altro che mediocre! È tecnicamente la media, ma è enorme questa situazione qua! Tutti ce l'hanno piccolo! Perché siamo in vuoto, dai! Oh, fascino? Non basta però, non basta. Ora che ci penso, Mitsuru mi aveva promesso un regalo. Se avessi ottenuto buoni voti. Dovrei parlare a Mitsuru la prossima volta che la vedo. La pausa pranzo è quasi finita. Devo tornare in classe. Mitsuru? Immagino possiamo incontrare adesso? No, pomeriggio. Abbiamo una lezione? Ma come una lezione adesso? Però abbiamo Maya. Bene, tutti seduti. Potrete mostrarvi i punteggi a vicenda dopo. Ora prendiamoci un po' di tempo per dare un'occhiata agli esami. La prima parte è la sezione di dettatura dei kanji. Come avete fatto a sbagliare? Erano punti regalati. Giuro, a volte mi vergogno di essere la vostra insegnante. Poi c'era il saggio breve. La risposta a un passaggio sul bullismo nelle scuole. Qui non c'era un'unica risposta esatta. Potevate scrivere ciò che volevate, a patto di non andare fuori tema. Potevate anche scrivere qualcosa di cui non avevate mai parlato a nessuno. Come il bullismo al Gakukan, per esempio. Anche se sono certa che non è un problema di questa classe, vero? Non sopporto quei ragazzi che fanno i bulli, non dimenticatelo. Ho sonno. No, come on, è un discorso importante. Chiudiamo gli occhi. Quando capisce chi siamo e ci rendiamo conto che lei è Maya, sarà un problema? Vedremo in futuro. Adesso però siamo passati di nuovo a lunedì, martedì, mercoledì. Quindi si torna a livellare sapere e coraggio al caffè. Mitsuru. Ah, Pip. Ho visto i risultati degli esami, ottimo lavoro. Tieni, questo è da parte del presidente. È la ricompensa per aver saputo conciliare la scuola e nostre attività extracurricolari. Sheesh, boia, buono. Questi sono gli oggetti che ti aumentano le statistiche di un punto in modo definitivo e permanente. Buonissimo, porca vacca. Che vogliamo fare allora oggi? Possiamo parlare con... È da un po' che non facciamo un evento con lui. Fare un evento con lui, dai. Oh, ma c'è scritto? Se Makoto Giri voglia che partecipi alla... Sente poter rafforzare il nostro rapporto grazie alla persona imperatore. Oh mio Dio, è vero, ecco perché non abbiamo livellato abbastanza Maya. Perché ogni arcano si collega a un persona del team. E se c'è quel persona del team dà più note quando fa gli eventi con loro. Me l'avevo dimenticato. Fuck, ecco perché non abbiamo livellato Maya così in fretta e ci siamo bloccati al quarto rango, tra virgolette. Oh, però non c'ho ancora tutti i persona. Non credo di avere ancora dei persona con l'eremita, roba simile. Noi cosa abbiamo? Imperatore, diavolo, mago, matto, giustizia, amanti. Non è un granché. Gli unici che abbiamo di utili sono giustizia e imperatore. Gli altri nessuno li utilizza. No, mago se non sbaglio è ragazzo... lui no? Sì, lui è mago. Quindi non poteva neanche essere l'altra mago. Me l'ero dimenticato! Me l'ero dimenticato! È vero! Ok, allora devo casomai, quando ci saranno i prossimi eventi, evocare o fondere persone adatti per fare gli eventi stessi. Passo del tempo lavorando per il consiglio studentesco. Le ore sono volate, occupandomi di vari compiti. I don't see Odagiri. Is he absent today? No. I'm pretty sure he came to school today. Then where is he? Probably busy playing detective asshole. Ah, so this is what Fushimi was telling me about. I see. Well, his intentions are good, so you can't really blame him. But I understand how you feel. Ah, you're all free to leave now. Good work today. Bro. Oh. You hear me? I want to see evidence, smart guy. I don't need evidence. I already know everything about you. Like how you were arrested for beating up that guy in the park who snitched on you, right? Whoa. He's still at it? This is the third time today. My boyfriend was so pissed after he was accused. This guy's really asking for it. Keeping quiet will only make things worse for you. If it's really not you, then give me some names. And don't worry, I won't tell anyone.
You have my word as a member of the disciplinary committee. Better fuck off, asshole. Sembra sul punto di colpire Odagiri. Mi fa ridere comunque che loro c'hanno, sono doppiati in inglese con un po' di Valley Girl accent praticamente. Che ci sta bene, però. Ci mettiamo in mezzo? Ci mettiamo in mezzo. God, what a shitty day. Sono andati male gli esami, eh? Capisco. Non potrei essere io. Sono Mewu Weebo. Don't think I'll just let you get away with that. Oh. Hey, what is it? Did you need something from me? Hai un po' esagerato, ti stai dando da fare. Ti stai dando da fare. Mi dà tre note se azzecco. You bet I am. If we turn a blind eye here, there's no stopping this from happening again. And once it spirals out of control, there will be nothing we can do. We should nip this problem in the bud while we still can. I know what people think of me. Then again, those who fight for justice have always butted heads with others. History speaks for itself. So let my actions serve as a warning to other offenders. A sensible person like you should understand, right? Sembra che Odagiri stia iniziando a fidarsi di me. Sembra la sua amicizia sta crescendo. Mewu Weebo ha passato gli esami senza neanche allenarsi, senza neanche studiare. Si è presentato senza sapere nulla, è comunque un genio e passa gli esami perché è misterioso, edgy ma comunque cool. I'm going to keep at it for now. You should head home before it gets dark. Cioè, volevo dire, grazie. Sono andato a sono tornato al dormitorio. Quindi devo far così. Ecco cosa mi stavo dimenticando. Would you mind heading to the rooftop with me? Di che si tratta? No need to be so wary of me. It isn't anything important. I just wanted to show you something. Stia fuori il cazzo. Just so happened to have the key to the rooftop. Now then, shall we go? Tira fuori il cazzo. Vuoi dimostrare c'ha più che anni Mewu Weebo, ma Mewu Weebo vince. Do you recall fighting that shadow here on the rooftop a little while back? Quindi era sul tetto. Ancora non capisco perché noi siamo cercati di scappare dall'ombra e stiamo attaccando andando sul tetto. È un posto perfetto per rimanere bloccati. Well, while cleaning up the aftermath, I happened upon some planters and gardening tools. I couldn't help myself from setting up our own little garden. So, what do you think? Not too shabby, huh? Ha un bel aspetto. Le piace il giardinaggio? Perché mi trovo qui? Ha un bel aspetto. Ah, you have impeccable taste. I'm glad my efforts didn't go unappreciated. Unfortunately, I can feel my back giving out after all that hard work. Do you happen to know a good chiropractor? But I digress. There is, in fact, a reason I brought you here. I'd like you to use these planters however you see fit. Although I did set them up, I'm afraid that I won't be able to tend to a garden as often as I'd like. I did mention it to Kirijo-kun, but it didn't catch on, I suppose, due to her upbringing. Besides, you're able to cook meals at the dorm, correct? Well, now you can grow your own vegetables for healthy eating. Io vado sempre a mangiare al suo ristorante per aumentare il sapere, non so di cosa stai parlando. Mi fa ridere che Mitsuru, visto che dovrebbe essere una famiglia bella e aristocratica, non sa cosa significa un giardino e lavorare nel giardino. Sembra interessante. I'm glad you think so. It would mean a lot to me if you made good use of the planters. Once you get started, you'll find there's a lot that can be done. Of course, you're free to do whatever you want. Scusami, avevo la mano impossata dal mio occhio malvagio. Nell'orto sul tetto puoi coltivare ortaggi e verdure. Ogni pianta ha proprio i tempi di crescita. Tu e i tuoi compagni potete consumare le verdure raccolte per ottenere benefici che torneranno utili nella spedizione del tatero. Here are some seedlings. Go ahead and plant them if you like. You should be able to purchase other types of seedlings around the city. Feel free to experiment. La fioraia? Well, that's everything. And now it's time to raise the roof and elevate this garden to new heights. And to top it off, eat your veggies, peas. Cazzo di personaggio è lui comunque per adesso. Wow! 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 È un frammento, thank you. Fa vedere cosa possiamo coltivare per adesso.
il vaso sul tetto. Nel suolo del vaso non è piantato nulla, sembra possiamo piantarci dei semi. Germoglio di pomodoro salutare. Fa crescere un pomodoro salutare nutriente, matura in 10 giorni. Ok. Sembra si possa raccogliere 4-6. In 10 giorni per far crescere un pomodoro è speedrun. E quindi cosa servirà? Cosa sarà nel pratico? Non lo so, ma andiamo a lavorare part time al caffè. Ok, i soldi che abbiamo speso e che spenderemo per... non basta. Per livellare sapere. E poi il resto, va benissimo così. Dobbiamo diventare geni comunque, vi ricordo sta cosa, è un obiettivo importante. 26 marzo. Ma... martedì. Che si dice? Ehi, come ti sono andati gli esami? Mi sento soddisfatto. Cosa? Traditore! Cavolo, sono un pagliaccio! Sai cosa hanno detto due del primo anno super carine? Hai visto i voti di esami? E quindi Yori Senpai? Lui ha la bocca larga, ma il suo cervello non è altrettanto fortunato. Capisci quello che sto passando? Ho il cuore a pezzi. E non avremo nemmeno una nuova ragazza in squadra. No, aspetta. È ancora presto per mollare. Non abbiamo ancora ricevuto la sua risposta. Come possiamo convincere a unirsi a noi? Devo capire come fare. Va bene, Junpei, thank you. Dopo scuola. Che vogliamo fare oggi? Devo avere i persona corretti. Quindi ho un mago, potremmo fare un evento con lui. Non ho un carro, è meglio se non facciamo un evento con lui. Mi ero dimenticato di questa cosa fondamentale. Perché cervello non ti ricordi cosa cazzo hai fatto per 150 ore di persona 5? La ragazza è nuova, però lui da un sacco non facciamo un evento con lui. Oh, che fortuna, allora andiamo da qualche parte. Detto questo, deve essere tu sai dove. Ah, mi ero dimenticato. Da parecchio non passavamo tempo qua, in effetti. Me l'ho dimenticato se andava qua. Nonostante l'aspetto semplice, la zuppa ha un sapore ricco, valorizzato dai noodle. Man, I'm so sick of this, dude. Di cosa? Di... ah, non hai sicuro ramen? Non so se è scuola o vivere. Vivere? Life? Dude, you watch too much reality TV. But I guess, yeah, you could say I'm sick of life. I mean, I get up, go to school, sit through lame-ass lectures, eat, watch TV, and go to bed. Okay, that settles it. I'm gonna get myself a girlfriend, right now. Okay. Buona fortuna! What a cool thing to say! Soon, I'll have a girlfriend and be just as cool as you. Non puoi mai essere cool quanto me, Wu Weibo. I'm gonna pull the trigger on my secret plan. I told you about the teacher, right? I'm gonna ask her out and get her to fall in love with me. Her name is Miss Kano. You heard of her? She teaches third year ethics. We get along pretty well. She's not mainstream beautiful, but she's really pretty. She's got these cute little eyes, a sexy body. Don't tell anyone about this, okay? You're the only one who knows. Tomochika mi ha parlato meglio del suo piano segreto. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Qual è la professoressa a cui si riferisce? Ha detto Kanou? Non mi ricordo adesso i nomi dei professori, quindi non saprei dire qual è. Dude, I'm getting so psyched. Let's cook up a plan of attack. Va bene. Mi sono fatto una calcata a Tomochika. Ecco perché non passavo del tempo con Tomochika, adesso me lo ricordo. C'era ragione del perché da un po' che non interagivamo con lui. E adesso è sera, tempo di lavorare part time. Lavoriamo part time. Dammi un altro livello di fascino. Come on, fascino. Non basta, va bene. Ci può stare. Però mi serve a questo punto in più di fascino, appunto, per andare avanti con la quest in Maya. Anche se non c'ho il personaggio giusto per Maya, quindi non ci andrei comunque avanti subito. Dopo scuola subito, ok. Cosa vogliamo fare oggi pomeriggio? Per oggi le lezioni sono finite. Con chi vogliamo passare del tempo? Oh, c'è Yuko. È da un botto che non scriva Yuko. Abbiamo il personaggio per Yuko? No, non ce l'abbiamo tecnicamente. Lei cos'è? Adesso non puoi pensare a sta roba qua. Fuck! Yuko è forza. Non ho persona forza. Posso evocare un persona forza alla Velvet Room? Non lo so. Dovrei controllare. Tipo, qua nella Velvet Room posso controllare chi avevo già evocato in passato. Potrei rievocare per 3500 yen, Cristo, la Valchiria per avere l'arcano della forza per livellare meglio l'evento con lei. Ah, ok. Quindi quando esco da il Tartaro, devo ricordarmi anche di tenermi dei buoni persona vari, cosa che adesso purtroppo non ho. Evochiamo, ma è pure una delle più costose. Evochiamo la Valchiria. Mi serve l'arcano della forza per fare l'evento. Facciamo così, dai. Voglio testare anche sta cosa per bene. Ah, non c'è un'emozione per evocarli. Ok, allora non importa. Facciamo un evento con Yuko. La prima volta che la incontriamo da 6 mesi. Devo andare a fare delle compra per la squadra. Nastro
kinesiologico, roba del genere. Che cazzo è? C'è un sacco di roba, quindi mi metterebbe un paio di braccia in più. Va bene. Ah, per questo forza. I understand. Bene, grazie. Non posso far fidenza sugli altri membri. Lo capisci, Pipcoon, vero? E va bene, andiamo al centro commerciale Paulonia. Ok, shopping for club stuff is done. Good thing you came with me. I didn't realize there was so much to buy. Also, I wasn't really in the mental state to do this alone today. Come on, cosa è successo? Oh, nothing major. I was exaggerating a bit. Still bothering me though. On today's classic literature pop quiz, I didn't know any of the answers. And before I knew it, I dozed off. I ended up handing in a blank paper. Non è stata colpa tua? I know, right? I didn't do it on purpose. But then Mr. Okoda got all pissed off. He called me to the faculty office and told me I had to write a reflection essay. I had to listen to Mr. Okoda lecture me for the longest time. He was all like, at this rate, you'll end up as a good-for-nothing adult. And you're not putting enough thought into your future. Come on, it's way too early to worry about the future, isn't it? We're still just teenagers. Diamole ragione. Right? We should be allowed to enjoy ourselves I punti. Now, while we still can. Honestly, I haven't really thought about my future at all. I'm working hard for the track team, so I think that's good enough for now. As for the future, well, I've got plenty of time to think about it later. Yuko sorride felice. Sente Rapot sta rafforzando. Ok. Quindi lei ha un evento dedicato al futuro e insicurezza? I guess this isn't the best place for a long conversation. Huh. I'm gonna go drop these off in the storage room. See ya. Oh! Ouch. Ow. Hey, it's dangerous to be running around here. Wait, aren't you? Oh, Auntie Yuko. How many times do I have to tell you? You can call me Big Sis, nothing else. Oh no, they're gonna catch me. See ya, Auntie! Hey, wait! And he's gone. That kid lives across the street from me. Why on earth are they playing tag in a place like this? I mean, it's dangerous, right? You should go play in the schoolyard or something. Oh no, the school gate is gonna close soon. I'll see you at practice! Iniziato a correre anche lei. Pensavo trovava del bambino. C'è qualcosa. Passiamo del tempo a lavorare part time. Dai che oggi è il giorno che livelliamo. Come on. Fascino di più. Diventiamo fine. Siamo brillanti. Non fine. Oh, mi serve ancora più fascino. Quindi per Maya. Oh, ok. Mi sa che noi avremo un evento con Maya. Allora per parecchio tempo. Ci vorrà un bel po' prima di raggiungere quel punto lì. Cazzo, mi serve tipo 4 livello di fine di fascino. Mi sa anche che do 4 livello di intelligenza per Mitsuo, però. Mattina presto? Mattina, abbiamo una lezione oggi. Con chi abbiamo la lezione? Next topic. Vediamo, oggi spiegherò il periodo Kofun della nostra storia. In realtà, non saprei. Secondo me è davvero importante? Insomma, potrei mettere insieme delle statue di Creta molto più belle delle loro. Non vedo l'ora di arrivare al periodo Sengoku! È molto più entusiasmante! A proposito di periodo Sengoku, c'era un generale che viene chiamato il falco della guerra della battaglia. A quanto pare un'altra lezione sul periodo Sengoku. Ho sonno. E si dorme. Sarà un problema del grave del futuro. Okay, dopo scuola. Ora con chi vogliamo passare il tempo? Le lezioni sono finite. Potremmo passare il tempo adesso con Chihiro. Che abbiamo l'arcano della giustizia. Passiamo del tempo con lei. Yes. Oh, ok. A dire il vero, vuoi passare in un posto prima? Ti va se andiamo all'area commerciale? Ok. Sorry to drag you along while I go shopping. I vecchietti. Non c'è problema. If you say so, but, thank you. I was so busy searching through the books. I'm sorry if I ignored you. I'm sorry it took so long. This place has so many interesting books. I was having a bit of trouble deciding. C'è una kid. Do you read much, senpai? No, sono troppo cool e misterioso. Io sto nell'angolo della stanza, nell'ombra, lontano dalla luce, a guardare gli altri in modo sospettoso. I grandi classici. Really? I
Didn't think you'd be into that kind of thing. Perché? The classics aren't very entertaining, but I can respect what the authors were trying to accomplish. Oh, I'm sorry. This, probably isn't the best place to talk. The shop owners probably wouldn't want us standing here either. Hey, senpai? Is it boring for you to hang around with, someone like me? Mi sto divertendo. Oh, what a relief. I've been so worried about that this entire time. Oh, well, today I was able to, say what was on my mind to you. I want to stop being so afraid of everything. I want to be able to talk to other people. My homeroom teacher, Mr. Takanozuka, he gives me a lot of class-related tasks. But I'm always so scared that all I can do is nod. Sei così solo con i ragazzi? Perché cosa tanta paura? Solo con i ragazzi? Well, it's not much of a story, but my dad is a very scary person. I'm not living with him anymore. I can still remember the face he made when he got mad. So, whenever I see a man now, all I can think of is that face. Questo è quello che avevo paura successo con la bambina dell'elementare. Invece era lei, non me l'aspettavo. Mi dispiace. Oh, no. I'm really happy that you care. Thank you. Chihiro sembra apprezzare la mia compagnia. Il nostro rapporto si è rafforzato. Ah, fuck, è lei quella che c'ha il genitore abusivo. Fuck. I should get going. I'll see you at school. Ok. Ho salutato Chihiro e sono tornato al dormitorio. Ok. Quando è comunque incontriamo un nuovo membro del team a questo punto qua, no? Oh, it's you. Ma è tornato. Che strano. Il numero di vittime di sindrome apatica sembra essere nuovamente in aumento. A quanto pare il paziente declino era solo temporaneo. Oh, è in base alle fasi lunari. Non a quello che facciamo noi, probabilmente. La città sarebbe ridotta malissimo se non potessimo usare le persone. Probabilmente in base al ciclo lunare. Era in declino perché stava passando da luna piena a luna nuova. Adesso da luna nuova a luna piena, quindi aumenta. Ok, continuare comunque con il ritmo che abbiamo fatto finora. Sapere, cucina wakatsu. Ah, vediamo cos'è l'altra cosa. Pasto completo di pesce. Aumentare il sapere, anche lui. Lo fa fare? Mi conoscono come cliente abituale. Chissà se è per via del mio fascino. Preferirò il pasto. Ah, perché un fascino alto. Pasto completo di pesce, quanto mi dà? E costa soldi in più. Suddito gourmet. Ho ordinato il pasto completo di pesce. Grazie al pesce ricco di DH, sento il cervello un po' più reattivo. Ma come due? Ma come due? Ma che mi serve allora? Ma è costato solo di più così. Non mi ha dato un cazzo di bonus. Infatti se basta mettere tre note per sapere. Sembra un po' troppo OP. Boh, vabbè. Ieri un kawaii nel mio club diceva che stanno prendendo di mira qualcuno del secondo anno. La ragazza, mi sa. Roba da matti, di chi si tratta? Non lo so, so solo che è una cosa seria. Credevo che la nostra scuola fosse tranquilla, ma evidentemente questo succede anche qua. Se mai qualcuno della mia stessa età sia vittima di bullismo. Secondo me è la ragazza di cui abbiamo sentito parlare prima. Secondo me è lei. Dopo scuola. Oh! What a workout. I gotta teach those first years how to clean up properly. Then I pretended to take a picture with my cell phone, and she totally freaked out and started crying. It was like we caught her red-handed or something. You should have seen the look on her face. It was priceless. Wow, that's pathetic. I've never laughed so hard in all my life. They're making fun of someone? Bullies. Huh? Did you hear a voice? It's calling me. Huh? What voice? I don't hear anything. Oh. Maki? What's going on? Are you listening to me? Maki? Hello? Are you feeling all right?
Yeah, sorry. What were we talking about? Stava diventando apatica? They're finally gone. Ugh, I can't stand girls like that. Ok. Ci stiamo avvicinando quindi agli eventi importanti adesso. Ok. Con chi vogliamo passare il tempo oggi allora? Ah, chissà se posso incontrare da qualche parte a scuola, non credo. Controllo un attimo, ma non penso. Dobbiamo passare il tempo con qualcuno adesso e decidere cosa fare. L'avevo incontrato il primo giorno sul tetto. Chissà se c'è ancora. No, non c'è. Credo di sapere la ragazza a cui si riferiscono. E la prima volta l'ho incontrata sul tetto. Cosa mi fa molto preoccupare, in base anche alla intro del gioco. Credo non fosse Takeba quella che si butta nell'intro del gioco. Credo fosse lei. Con chi vogliamo passare il tempo? Di nuovo Kenji? Di nuovo Kenji, dai. Ah, a proposito, volevo parlarti un secondo. Non preoccupateci, vorrà poco. Sul serio? Prima o poi devo parlartene. Dai, andiamo nel cortile di sotto. Hey, thanks for coming, man. You mind waiting here for a sec? Sì. Okay, listen. Don't freak out. I'm gonna go ask Miss Kano out. Like, right now. Buona fortuna! Thanks, man. Time to go get myself a girlfriend. All right, this is it. Here I go. Non pensavo che raggiungessimo questo punto così in fretta. Dude! Oh man, listen to this. She said yes! I can't believe it, this is crazy! I was just about to ask her out, but then she asked me if I wanted a private lesson. For real, dude, I owe you. I owe you big time for hearing me out. Il piano di segreto di Tomochika sembra essere andato bene. Sento la strappotto, sei rafforzato. Non è proprio la stessa cosa? Ma già il fatto che abbia fatto dei progressi, tra virgolette, tra virgolone. Ok. I'm about to head over to her house. Oh man, I'm not ready for this. I shouldn't expect anything too crazy from the get-go, right? But then again, she is an adult, so... Oh, forgot you were there. Sorry, but I got a jet. Vai, Kenji! Si sta facendo buio. Ho deciso di tornare a casa. Va bene. Ok. Venerdì sera, tempo di rivelare sapere. Oh! C'è un evento importante qua. Attenzione. Oh, Sanada! Ok, perché no? Salve. Yo, Pip. Hai visto il mio messaggio? Andiamo a mangiare qualcosa? Sanada è invitato con lui. Potrebbe essere un'ottima occasione per conoscerlo meglio. Vuoi passare la serata con Sanada? 100%. Yes. Ottimo, andiamo. I've gotten a lot of my edge back since I've been able to focus on my training. I've been meaning to thank you for that. You've really stepped up as our leader. So tonight's on me. You've got enough responsibility as it is. Bene, muoio di fame. So you've got talent and an appetite. I think you'd make a pretty good athlete. Just don't push yourself too hard. Things will get easier with experience. And if you need anything, let me know. I'll do whatever I can to help. Excuse me. I knew it! You're Sanada-san from Gekkoukan High! I heard you lived in Iwa Todai, but wow! I never thought I'd run into you here! We're big fans of yours! Please, can we get a picture with you? I'm busy, and I don't like having my picture taken. I kept hearing rumors that you were injured. Are you okay now? Do you need any help? Is there anything I can bring you? Who do you think that is? Not sure. Celebrity, maybe? Wanna go see? Let's go. Sanada è competizione, è troppo cool! Dobbiamo batterlo! Ma un Wipo deve vincere! I've had this problem at school, but I didn't think it happened out here too. It's probably because of those interviews. Or the rumors online. I've gotten all kinds of attention as I've kept up my winning streak. Brutta storia. You could say that again. I'm not some panda in a zoo for everyone to gawk at. All I want is to be as strong as I can. I want to train hard and feel real pride in my strength.
but all I ever seem to get is more trouble. All right, looks like they've given up. Let's head out to eat. For real this time. We only have so many hours left in the day. Okay. Hey, don't be like that. I know a place that'd be perfect for us, girl. Please, just leave us alone. We're not interested. One drink, that's all we're asking. Come on, it'll be fun. We said no, okay? Sono le ragazze di prima? Hey. Leave them alone. You don't want the police to get involved, do you? Huh? Who the hell are you? What? You want to call the cops? Quit trying to act like a big man, you little punk. Yeah, time for you to piss off. You piece of... Hold up. You got some slick moves. I bet you know how to fight, all right? So what if I do? How about you and I go a few rounds? If you ain't too busy, there's a spot around back. Whenever I see guys who think they're hot shit, all I want to do is put them in their place. I bet a lot of people call you a tough guy. So how about we put it to the test? What? Is he scared now? See? I told you. Nothing but trouble. Stay here. I'll be done in a minute. What? You think you're gonna beat me just like that? Don't worry. I won't go all out against an amateur. It's gotta be a fair fight. Hey, over there! Break it up! Let's beat it. I told you, officer. They were the ones antagonizing us. And I told you we'll hear all about it down at the station. Okay. You're high school students, aren't you? We'll need your contact information to notify your parents about this. Smarty! If I could butt in. Oh! The boy! And Kurosawa-san. I'll handle these two. I've already cleared it with the brass. I don't know what's going on here, but you better not be starting any trouble. Non c'è alcun problema, è stata colpa nostra, ci è mancato poco. Non è stata colpa nostra. Then why'd we get a report from two ladies saying you were attacked by a group of punks? They wanted to test my strength. I was just giving them what they wanted. In the middle of a public street? You really need to think things through. Listen, I'm an officer of the law. I don't care who you are. Anyone who disturbs the peace is gonna have to deal with me. As you can see, your friend here is a bit of a hothead. I know it won't be easy, but try and keep an eye on him, would you? Lascia fare a me. Those are some bold words. But thanks. My arm's healed, and we've got way more dependable people now. There's no better time to test my strength. Especially now that we have someone like you. We really lucked out on that. So I'm gonna keep honing my skills. That way, I can put down anyone I face with my own two hands. You really haven't changed at all. In any case, don't get in over your heads. I have a hunch the guys you ran into were from a gang that's been active around here recently. Just be careful. You don't want to get on their bad side, because once you're on it, you'll never get off. All right, it's late. You better head on home. Buon sapersi. It's importante come cosa. So much for eating out. It's been non-stop interruptions all night. Kurosawa-san's right, though. We should probably head home. Sorry about this. E la cena! Some other time. I'm gonna do some jogging on the way back. You wanna join? Certo. Good answer. It's dark, so watch out for cars. I'm gonna run ahead. You just follow at your own pace. E la cena! Sono tornato al dormitorio di corsa. Dopo aver percorso tutta quella strada, sento di avere più energia. Oh, let's fucking go, buono. Almeno ci abbiamo ottenuto qualcosa. Lungo però come evento, aspettavo una cosa molto più breve, invece era tanta roba.
Sabato? Sento la gente che parla. Ehi, hai sentito quella del secondo anno? Yep, yep. Ah, sì. Quella che hanno trovato stamattina a terra davanti al cancello della scuola, giusto? Spero sia solo scappata di casa. Ma oppure che in realtà sia l'inizio di qualcosa di grosso. You know what? Già, potrebbe venire i giornalisti, le telecamere e così via. Preferirei non averci a che fare. Sindrome apatica però, non un'altra cosa più grave. Ok, mattina. Oh, un'altra lezione, ma quante? Ah no. Hey, did you hear about that girl in 2E? Yeah, I heard they have no idea what happened. Oh my god, isn't it so bizarre? Man, everyone's talking about it. People sure got a lot of time on their hands. So, you hear about it too? No. A girl from 2E went missing while she was out late last night. And this morning, they found her lying in front of the school gate. Nobody knows what happened. And supposedly, she's still unconscious. Morning. Yo, Yucatan. Man, this is a tough case. Even for Junpei Iori, ace detective. Ace detective? You're so dumb. More like stupid, ace defective. Okay. Where'd that come from? Actually, now that I think about it, I haven't seen you all morning. Where you been? I was talking to the teacher. That girl they found? I saw her yesterday on my way back from practice. LA. She seemed just fine then. The plot thickens. È lei, è quella che stava iniziando a presentare i primi sintomi di sindrome apatica. Stanno per succedere cose importanti. E ne vediamo nel prossimo episodio!